Apre le porte oggi Villa Bellombra, qual è il suo punto di vista? Villa Bellombra è un'opera davvero moderna, ma soprattutto la cosa che mi ha colpito di più è che è un'opera moderna nella lettura della relazione col paziente e di cosa serve al paziente. È una struttura che mette al centro davvero la personalizzazione e la dimensione anche relazionale che nel percorso di riabilitazione il paziente deve avere. La scelta di fare tutta la parte delle degenze piano terra, la scelta di avere degli spazi interni e esterni di relazione, che supera in maniera direi evidente anche quelli che sono i requisiti dal punto di vista normativo richiesti da queste strutture, sta proprio a significare che nel progettare non si è pensato ad altro che non mettere al centro il paziente. Nel futuro quindi la partnership pubblico-privato è inevitabile? In realtà nasce da una storia consolidata di relazione. Questa struttura è assolutamente in linea con quella che è la storia della famiglia Hort e della sua relazione con il tessuto sociale e soprattutto con il sistema sanitario dell'area metropolitana. Non potrà quindi essere diverso e credo che in una prospettiva futura dove qualificare i servizi significa anche garantire la loro sostenibilità, perché ci sarà inevitabilmente una fase di sofferenza che ci viene determinata dal contesto, la guerra, l'incremento dei costi energetici. Avere l'eccellenza, avere a disposizione strutture così all'avanguardia è una garanzia, secondo me, per la possibilità di continuare questa relazione nel futuro.